Homs, cosa sta succedendo in questo momento in Siria e cosa è successo negli ultimi anni che ha portato a una situazione che forse per molti osservatori occidentali era non così prevedibile? Ma nel mio paese di origine, che è la Siria, succede che c'è 42 anni di regime dittatoriale, un regime che ha visto il padre dell'oggi presidente Bashar al-Assad, che era Hafez al-Assad, con la successione del figlio Bashar al-Assad, sempre con voti, dei falsi voti. Il popolo non ha mai voluto questo regime, ma ha dovuto mantenerlo, perché chi si opponeva a questo regime veniva ucciso, e negli anni questo si è visto con la ribellione dei curdi, si è visto con la rivolta degli anni 80 e si vede oggi. Oggi la cosa che distingue è che non c'è più silenzio. Noi siriani all'estero e i siriani nel paese sono disposti a combattere anche con la vita, manifestando nelle piazze e a fare informazione tramite i social network, tramite qualsiasi mezzo per far sapere quello che accade. Quindi oggi quello che accade in Siria non è più nascosto come lo era prima. Quanto anche nel tuo paese d'origine i giovani stanno sempre più levando la loro voce per costruire un futuro di democrazia e di partecipazione alla vita politica, alla costruzione di un paese. Insomma, quello che abbiamo un po' visto a partire dalla fine del 2010 con le varie rivolte che hanno attraversato il mondo arabo e che in particolare hanno riempito i nuovi mezzi di comunicazione, penso a Facebook, Twitter. E così via. Sì, questa è una rivolta dei giovani. Le rivoluzioni arabe, questa primavera araba, hanno insegnato una cosa importante, che i giovani oggi sono partecipi, ma sono partecipi attivamente ai cambiamenti, alla politica e ai cambiamenti del paese. Oggi questi giovani sono ribellati a un paese che non dava scelta loro, sono ribellati rischiando tantissimo, perché i nostri giovani nel paese oggi non vanno più all'università, non vanno più a lavorare, ma vanno a manifestare nelle piazze. Vanno a manifestare nelle piazze salutando le proprie famiglie ogni giorno come se potesse essere l'ultimo giorno, e spesso questo è l'ultimo giorno in questa situazione qua, perché vengono massacrati. Oggi le vittime siriane sono la maggior parte giovanissimi, parliamo di bambini che vanno anche da 2 mesi ai 30 anni. Stanno scendendo nelle piazze, filmando quello che sta accadendo. Quindi oggi tutti i giovani sono dei giovani giornalisti anche all'interno del paese, sono dei reporter, filmano attraverso i loro telefonini, attraverso i loro iPhone, quello che sta accadendo, e lo pubblicano sui social network. Hanno avuto una fondamentale importanza i social network e internet in queste rivolte. Hanno sostenuto la rivoluzione. I social network non fanno la rivoluzione, perché ricordiamo che nelle piazze ci scendono delle vite umane, ma sostengono e portano avanti quello che è la rivolta. Quindi noi oggi facciamo un uso di internet e di Facebook 24 ore al giorno, ma è un uso più responsabile, è un uso che noi entriamo su internet per far vedere, attraverso internet, quello che sta accadendo, i massacri che stanno avvenendo, guardando anche scene forti. Quindi è vero anche che ci arrivano delle scene fortissime, è vero anche che noi giovani che guardiamo, pensiamo ai giovani che li stanno vivendo. Quindi noi nel paese oggi ci sono giovanissimi che stanno vedendo delle scene che non è giusto far vedere. Questo per la richiesta di libertà, di democrazia, che è un valore che dovrebbe essere innato. Oggi i neonati, per fortuna in Italia, nascono già in un paese democratico. Abbiamo questo valore che dobbiamo riuscire a mantenere. In Siria nascono dovendo già lottare per la democrazia, dovendo già lottare per delle generazioni future. Queste sono nuove generazioni, sono dei nascituri nuovi, quindi non devono avere questa responsabilità qua. In questi giorni stiamo assistendo a un comportamento ambivalente da parte delle potenze occidentali nei confronti della situazione siriana, forse anche determinato dalla posizione chiave della Siria nello scacchiere
medio orientale, insomma, un punto di passaggio che ha un ruolo storico che ha anche sempre svolto la Siria tra il Mediterraneo e paesi come l'Iraq e l'Iran, dove si gioca molto del futuro del mondo in questo momento. Ecco, cosa si dovrebbe fare da parte occidentale oggi? Oggi troviamo la Siria che ha una posizione geopolitica importantissima, quindi si ritrova come un'anella che ha sempre mantenuto un equilibrio in questi anni. Questo equilibrio oggi si sta rompendo all'interno del paese e ognuno fa il proprio interesse, quindi abbiamo una comunità internazionale che oggi sta facendo il suo di interesse, il veto russo, il veto cinese. È un veto che colpisce, che serve per salvaguardare i loro paesi, quindi oggi ognuno fa il proprio interesse senza pensare alle vite umane, si perde di vista il fatto che ci siano delle vite umane e si punta molto a delle posizioni che poi sono sbagliate, politiche e di interessi, quindi oggi non si sta facendo niente e quello che bisogna fare essenzialmente è fermare questo massacro, far arrivare gli aiuti umanitari, cercare di salvaguardare quello che è il popolo siriano. Abbiamo perso di vista il popolo siriano e stiamo facendo un gioco politico. Il 17 marzo manifesteremo in Piazza Maggiore dalle ore 3. Per ricordare un anno di rivolta. Noi il 15 marzo facciamo un anno e quindi è un anno che il popolo siriano viene massacrato. Scenderemo in piazza per l'ennesima volta per far arrivare la nostra presenza, il fatto che noi ci siamo come cittadini italiani, ma ci siamo anche come cittadini siriani. È un dovere esserci. Perché l'Italia ha passato quello che sta accadendo oggi in Siria e non lo possiamo dimenticare, abbiamo solo da poter insegnare, dobbiamo essere nelle piazze perché queste rivolte arabe ci stanno insegnando ci stanno ricordando di mantenere la nostra democrazia, quindi anche di lottare per il nostro paese in Italia per mantenere quella che è il valore della democrazia e di essere per questi paesi arabi per poter dare un sostegno. Un messaggio principale che ci arriva attraverso questi attivisti siriani sono molto importanti, le richieste non sono grandissime. Uno dei messaggi che a me ha colpito tanto è stato: tenete di un martire prima di morire, che diceva tenete gli occhi aperti perché ora si chiuderanno i miei, quindi fate arrivare il messaggio. E noi come cittadini italiani e bolognesi che sono sempre stati vicini a queste cause abbiamo il dovere di essere in piazza per mantenere gli occhi aperti di questi martiri che si sono chiusi. Grazie.